Allora, ieri io ho fatto delle Instagram stories sul mio profilo dove chiedevo di fare delle domande per chi lavora con OnlyFans. Ok. Volutamente ho scelto di non specificare il sesso degli ospiti che avremmo avuto, perché volevo un po' capire se loro con le domande andassero direttamente in una direzione, direttamente alla direzione maschio o femmina, entrambi. E su 100 domande, un 90% 99. era il femminile. Ma dai. Quindi Che strano, figo. sostanzialmente tutti coloro che mi hanno fatto domande pensavano che avremmo avuto degli ospiti femmine. Dunque, la domanda è: su OnlyFans esiste un mercato per i maschi? È un mercato che Assolutamente, funziona? cioè. In Italia c'è qualcuno che riesce a viverci maschio? E Benny scusami, Dosio, si può Danny dire? più o meno in percentuale rispetto al mercato femminile? Benny Dosio. Sì, diciamo che lavori in un modo diverso. Non so se posso dirlo, quelle parole. Che cosa? Più spinto, più. No, che puoi lavorare solo con un certo tipo di. Parte del Approccio. corpo? Ok, Ok, vabbè, penso sia attimo. chiaro il discorso. Ah, ok, no, io ho Cioè. capito. Ok, brava che non l'hai detto. Ah, capito. Cacchio. Vabbè, allora, vabbè, comunque, non so, si può benissimo, basta appunto se sei Denis Dosio. Denis Dosio. Si dice così? Solo. Non è Denis. Denis Dosio, scusami. Ok. E come si dice? Lui Dennis. è conosciuto, ma Dennis. lui fa scandalo, capito? È per quello che Certo. funziona. Però Ma è mica il l'avevano tipo miglior arrestato. italiano, è quello che prende quello guadagni che di più, guadagna di più. maschio italiano. Ok, e non so se è un dato pubblico o non pubblico, ma quanti abbonati ha secondo voi? Puoi vederlo quanti abbonati ha una Ah, si può persona su avere? OnlyFans? No, No, no. Cioè, se vuoi lo puoi metti, se no metterlo, no. Io non lo metto, perché comunque la esatto. gente vede 1 milione di follower, vede 1.000 e dice, ah sì. Sì, Ma vabbè. no, aspetta, sono tanti in Il realtà. creator quindi può Se vuole lo scegliere fa se vedere. Cioè, mostrare. se sei una che ce l'ha sempre gratuito, lo fai vedere perché magari ti vanti, hai 20.000, però in realtà non ti hanno dato un euro, quindi Quindi non c'è niente da vantarsi. certo. Chiaro. Ecco. Interessante, È interessante. interessante. No, e in percentuale mercato maschile e femminile, cioè su 100 donne, quanti maschi ci sono? 5. Dici come creators, non Sì, come come clienti. creators. No, beh, do per Le ho scontato viste che è il belle, sono donna. quasi tutte donne, ma poi ci sono tantissime donne che appunto non sono influencer, che ci provano, le vedi, pubblicano, però. Minchia, è pieno. Io penso anche a gente che ha 3.000 follower Ma che lo ragazzi, che ce l'ha. se non avete una base social, non ci riuscite, per Però questo sono riescono a nata fare qualche io. abbonamento. È Sì, per io quello comunque che. la conferma che qualcosina facevo, però ovvio, non Vabbè, già a 70 questi livelli. persone. Sì, io ne avevo sulla settantina. E quante persone ti seguivano, scusami? 13, io avevo 13.000 follower 13.000 prima follower. di entrare nella Ok. sua agenzia, cioè. Ok, chiaro. Quindi comunque eri già minimamente conosciuta. C'era già un qualcuno che Beh, in qualche modo ti seguiva. sì. È interessantissima secondo me questa cosa ed è Cioè, non partivo proprio da da zero zero, zero. però è Però normale comunque che. allora, nella media non è che le ragazze hanno tutte 13.000 follower, voglio Esatto, dire, ne hanno tante 1.000, ci 3.000. Però rispetto a prima, minchia, Sì, adesso adesso vedo un c'è sacco, pieno. cioè, con il Sì. niente vedo gente 10, 15, 20, Poi, se 30, sei 40 minorenne, non follower. puoi farti OnlyFans. E la maggior parte di quelle che adesso sono già influencer sono minorenni, cioè non capisco più questa cosa. Sì, Ci sta beh. sfuggendo un po' di Sì. mano. Aggiungiamo un Vabbè. per Sì, fortuna, no, meno male. perché comunque è un mercato in cui devi essere cosciente di Ma quello che stai facendo. infatti volevo aggiungere, io per dirti non ho nessuna ragazza praticamente sotto i 25, 20, forse la più piccola ne ha 23, Ma ma se. perché? Per tua scelta Ma personale sì, o ma non vorrei mai che si problemi? pentisse o aver problemi con i genitori, tutte Sì. queste cose qua, per carità. È giusto che chi fa questo lavoro abbia un minimo di Di maturità coscienza, e coscienza. certo, deve essere totalmente cosciente. Tante già ce l'avevano, però non riuscivano a crescere, cioè capisci? Ne ho presa solo una che non ce l'aveva, però in realtà lavorava magari in locali un po' di un certo tipo, che era peggio ancora, Quindi quindi era già dentro il settore, dici? sì. E quindi è meglio, anzi, cioè, noi ripuliamo in certi casi l'immagine, Sì. sì.